Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del fine settimana con Farming Simulator 22 nella mappa Zappaland. Benvenuti e bentornati al nostro appuntamento del sabato con questa meravigliosa mappa, ovviamente in crossplay. Ovviamente, come sempre, ricordo che per poter prendere parte al multiplayer vi basterà essere iscritti da almeno 24 ore, quindi da almeno una giornata continuativa, e potrete entrare naturalmente a giocare sia oggi sabato che domenica mattina. Quindi, come sempre, vi aspetto nel canale. Allora, vediamo un pochettino oggi cosa abbiamo da fare. Allora, l'ultima volta avevo lasciato in sospeso una missione, la raccolta del mais, credo, sì. E si dovrebbe trovare. Vediamo un po' dove sta il macchinario. Ecco qua. Ok, allora adesso ci mettiamo subito all'opera. Iniziamo a recuperare un po' di mais. Voilà. E come sempre ringrazio l'amico alla zappa storta per aver creato questa farm meravigliosa. Eccoci qua, mi ero dimenticato di ultimare alcune cose. Ed ora naturalmente continuiamo a lavorare questi terreni. Così almeno se ci avanza qualcosa la possiamo sempre
recuperare, quindi utilizzare in un'eventuale poi produzione futura. Sta anche aumentando la quantità di max. Come sempre vi consiglio e vi ricordo di attivare la campanella per essere sempre aggiornati in tempo reale, sia qui su Twitch per essere avvisati quando vado in live, ma soprattutto per voi su YouTube. Vi invito come sempre a lasciare un bel like, a commentare il video e a condividerlo ovviamente se vi va. Nella sezione video di YouTube ovviamente troverete anche una serie di tutorial che sto creando per quel che riguarda l'utilizzo di Gamecaster. E Gamecaster è un software che vi permetterà sia di effettuare dirette ma anche di registrare i vostri gameplay, e quindi ve lo consiglio, perché tanto è leggero, poi molto intuitivo da utilizzare, avete anche l'assistenza in caso di problemi con il vostro software sul server Discord, e poi ovviamente cosa molto importante dal mio punto di vista è che non sarete più vincolati a lasciare i file che vi servono per allestire la scena fisicamente sul PC, perché tutti i file verranno caricati in cloud, per cui seppure voi doveste per un motivo o per un altro dover o voler cambiare tutte le scene, ecco che vi verrà sicuramente incontro al fatto di avere tutto in cloud, e quindi potrete anche naturalmente utilizzarli anche su un altro PC. Vi basterà semplicemente collegare il vostro account Twitch o YouTube, e ovviamente poi vi ritroverete tutto ciò che avete lasciato come l'avete lasciato. E quindi la motivazione per cui io vi consiglio vivamente di usare Gamecaster.
Pass. Credo di sì. Dire quasi quasi di accorciare questa parte del campo, iniziare già allora c'è su. Za pastom, orta, lad za pastom, orta, lad za pastom, Maurizio, Max, Luicen, oh yes, oh yes. Allora c'è Maurizio Max. Poi da avanti andiamo a recuperare quest'altra striscia. Uè, Luciano carissimo, buongiorno. Ciao Cioppa. Buongiorno a te, ben ritornato in live. Grazie per il follow. LIL-Gioppa ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Tutto bene, Lil Gioppa. Grazie per il follow e benvenuto nel canale. Allora, Lil Gioppa. Bello, bello complicatuccio questo nick. Nicco Nicco. Da dove hai preso ispirazione? Dimmi un po', carissimo Lil Gioppa. Luciano, se vuoi puoi venire in partita, eh? Come sempre sei sempre benvenuto, caro Luciano. Minecraft, caspiterina. Bella complicatuccia. Ci vuole veramente una fantasia. Ah, grazie. Anche tu sei appassionato di farming? Vabbè, non ti preoccupare, tanto c'è, puoi anche passare domani mattina, tanto non è un problema, quando c'è tempo ovviamente, il sabato mattina e la domenica mattina ci mettiamo sulla Zappaland. Ah,
Ah, quindi pure tu, insomma, non sei monotematico come me. Ma tu sei uno streamer, Jobba? Ma il tuo nick mi sembra di averlo già letto da qualche parte. Per caso segui Moreno? Ah, caspita. E quindi chi meglio di te può conoscere, diciamo così, tutte le fasi, diciamo, di coltivazione, queste cose qua. E allora mi sa che ti ho letto nella chat di Moreno, mi sa che. Mi ricorda vagamente, cioè il tuo nick non mi è nuovo, quindi è familiare. Il mitico Moreno, anche il grande Nick Nora, Robby Mello 81, Miticaccio, sono tutti molto ma molto bravi, sanno veramente farti accanire tutti quanti. Poi c'ho anche altri amici streamer, diciamo, non particolarmente famosi, però per esempio Wopparan 71, la Zappa Storta, ce ne sono tanti che sono bravi. E infatti questa è la Elegra, te ne sarai accorto. Però ti faccio vedere anche la farm che ha costruito l'amico la Zappa Storta, un altro bravissimo streamer, fatto veramente un lavoro incredibile. Wela Cippo, buongiorno, Sara Gippen. O Sarragipo, 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 bene nutrato. E copparrenge, copparrenge, e si muleta, si muleta. Quando guida ce fa caputta. Dain, Sarragipo. Eccoci qua, buongiorno caro Gippo. In questo momento c'è il Giopa, Lil Giopa con noi. Lil, se posso sapere la tua azienda di che cosa si occupa, così magari facciamo anche un po' di pubblicità, visto che i video di questo canale poi vengono messi sia in replica qua su Twitch, e ovviamente poi si trovano anche nel canale YouTube, nel mio canale YouTube. Se dici di punto esclamativo YouTube trovi il canale, e se ti va magari fai un saltino. E se trovi qualcosa di interessante, magari se ti va puoi anche seguirlo. Dici un poco di cosa la tua azienda cosa produce, insomma, così facciamo un po' di pubblicità al Made in Italy. Visto che con questi chiari di luna, come si dice a Napoli, diciamo così, non si riesce a competere con i grandi, allora facciamo un po' di pubblicità anche alla tua azienda. Facciamo fino d'estate e poi mamma terra. Ah, ok, quindi vi occupate, diciamo, della preparazione del suolo, quindi, e poi il fino, quindi lavorate l'ultima parte della coltura e preparate il terreno a una nuova coltivazione, se diciamo così è corretto la cosa. Fieno, a proposito di fieno, ieri sempre su questa mappa qua, ma sulla farm che ho creato io, ieri ho fatto un sacco di fieno. Mi ha dato una mano l'amico Aleasso, Alegragia. E mamma mia, ha fatto delle balle enormi. Una cosa che mi viene da chiederti, ovviamente
non sono domande, non entro nello specifico, perché ovviamente ci sono anche, diciamo così, chiamiamole così, delle conoscenze professionali che, diciamo, non si possono dire. Ma vabbè, la domanda mia è banale. Per esempio, qua a Mosu Farming noi abbiamo questi avvolgiballe, quelle, ti parlo ovviamente di quelle lì circolari, che quando si stanno riempiendo emettono un acicalino, un suono. Ma pure nella realtà voi li riuscite a sentire questi suoni, diciamo, di avvertimento? Oppure, a parte, insomma, che vi girate indietro e guardate la balla, c'è qualche altro metodo che voi utilizzate, ecco, per capire se una rotoballa è da scaricare oppure no? Ovviamente, se lo puoi dire, altrimenti non va niente di qua. Allora, dice, allora nella nostra si sente e poi c'è il display che sposta le onde. Non si guardi. Ok. Ah, perfetto, ok. Quindi comunque ci sono dei dispositivi che vi permettono di sapere quando è il momento di scaricare. Ottimo. Ah. Lil, facciamo una cosa, facciamo un po' di pubblicità alla tua azienda senza mettere il link. Se vuoi dire come si chiama l'azienda, così magari se qualcuno del settore, guardando sti video tante volte per combinazione, può trovarsi a sentirsi interessato, magari vi contatta, ecco. Senza mettere il link, poi magari trovo io siccome posso pubblicare soltanto il link, mettiamo un attimino. Che sto facendo pure un po' di pubblicità a un altro amico che pure c'è un'azienda agricola, I Piani, e pure lui produce materiale di origine biologica. E quindi, siccome il Made in Italy nell'ultimo periodo è un po', come dire, è stato messo un po' così, è stata messa sta copertina addosso, allora facciamo un po' di pubblicità. Azienda Agricola Filippi. Allora, carissimi amici agricoltori, se dovete fare le vostre balle di fieno, di paglia, e se volete farvi fare un bel lavoretto ad hoc, cercate su internet Azienda Agricola Filippi. Così facciamo anche un po' di pubblicità. Che zona, se si può sapere, regione, così magari regione e provincia. Senza entrare nello specifico, così magari se qualcosa di delicato evitiamo. Poi ovviamente si trovano. Allora, quasi quasi, ragazzuoli, faccio un attimo, vediamo un attimo Azienda Agricola Filippi, vediamo se avete un sito internet per caso, Giopa. Dimmi soltanto di sì, che mo mi vado un attimo su Google e metto il link dell'azienda, così diamo una mano nel mio piccolo. Ovviamente cerchiamo un po' di fare un po' di pubblicità gratis delle nostre eccellenze italiane.
sto bel mais, ragazzuoli. Tanto bel mais. La prossima spesa che devo fare qua, il prossimo acquisto sicuramente sarà il campo. Un campo. Dovrò cercare ovviamente un campo abbastanza vicino alla farm, o meglio un campo che non costi tantissimo. Il prossimo step è un bel campetto. Cippo, se vuoi puoi venire anche... Ah, tu stai, no, stamattina non vuoi, Cippel. Cippo, com'è stamattinata? Se Cippo non risponde vuol dire che sta fate canno con Mosciarello, quindi è un buon segno. Vuol dire fatica con Mosciarello, come si dice a Napoli, si intende che sta lavorando parecchio, quindi vuol dire che ci sono persone che stanno chiedendo assistenza al mitico Cippel, anzi al mitico Sarra Cippel. Oh, Sarra Cippel, oh, Sarra Cippel. Tratto, ecco, arrangia, arrangia, sì. Fare il pieno alla trebbia qua, e qua ci viene un capitale. Devo prendere, ah no, la moto per il biodiesel qua non si può mettere. Crossplay, speriamo che facciano una mod per creare il biodiesel compatibile anche con cross, anche per console, che almeno così, come facevo e ho fatto sempre su Farming 19, va a risparmiare un sacco di soldi. Allora, 78%, come ci mettiamo qua, che se si deve aprire il tubo almeno, può darsi, cioè può darsi, sono agevolato dal fatto che apro tubo, bomba, e già sta aperto, dice il grande Rick, apro tubo, bomba, noi già ci abbiamo. Tranquillo Gippo, non ti preoccupare, credevo che fossi al lavoro. Buona passeggiata. Vai a fare shopping. Shopping. No, qua non hanno raccolto le pietre. Adesso sono piccoline queste pietruzze. Pietruzzole. Vediamo un po'. Allora, intanto direi di salvare la partita. Ah, ok. Vecchio nel senso di data di conoscenza, diciamo così. Guaglioni, ci stanno un bel po' di missioni da fare stamattina. Cotone. Maresciallo Cotone.
ragazzi, mi è venuto in mente un altro sound alert di Totò da inserire. Wow, questo qua che devo mettere simpatico, cioè almeno per me, eh. Posso dirvi quale, perché questo è abbastanza divertente. Beh, no, ovviamente non sono le classiche battute di Totò e Opago. Riguarda un altro film, Il Turco Napoletano. Ah ragazzi, un altro film che lo guardo sempre ben volentieri. Beh, la voglia. Allora, campo 25, quasi quasi. Questo lo prendo subito. Poi campo 23, mietitura. Questi li devo fare tutti questi campetti qua. E raga, assurdi. E qua bisogna, come dire, profitti, nel senso bisogna cogliere l'attimo, perché effettivamente tutti sti contrattini, beh, che mese di giù, però che ci sto pensando. Prima di acquistare il talento dovrei iniziare a mettere qualche produzione. E quindi vediamo un pochettino quello che riusciamo a fare. Via, abbiamo quasi terminato il lavoro sul primo campo e adesso andiamo a con questa si potrebbe anche preparare campo per il campo. Si potrebbe utilizzare per la fabbrica dei cereali, che però per il momento non possiamo ancora mettere sulla mappa, perché al momento non abbiamo ancora il burro ed altri ingredienti che serviranno poi per le produzioni. Quindi pian piano cercheremo di far sì che possiamo finalmente anche sulla Zappaland iniziare a produrre. Facciamo così, siccome è leggermente storto sto coso, facciamo così, ecco qua. So che non è proprio realistica al massimo, però anzi quasi quasi metto così. Cosa arrangi in me?
vorrei, ma non posso. Direbbe una notissima canzone di qualche annetto fa. Anzi, quella era vorrei, ma non posso. Qualcosa del genere. Oh via, abbiamo quasi terminato qua. Ci rimanga solo quella fila da fianco, ma dovrei aver raccolto tutto. Questo ovviamente ce lo conserviamo. Just bomb. Adesso andiamo a scaricare il cassone. Usci delle lame pieghevoli anche per mezzi questi combo più piccolini, perché sarebbero state un tocca sano per quel che mi riguarda. Invece di farmi trasportarli sul carrello, che forse sta lama deve essere messa dal lato opposto, non so perché c'è sta vaga impressione, perché non ha dato un aggancio. Vediamo un po', cioè non fa quel fatto che scatta sul carrellino quando si approccia di un po', se così va. Speriamo di non perdere la nuova strada facendo, perché spingiamolo un po'. Ok, poi facciamo una cosa, il prossimo campo è... Allora... il campo 25, ok, campo 25 si trova... Ah, sono quei campi piccolini, vicino al biogas, ok. Intanto passiamo un attimo nella farm. Passiamo in farm e facciamo un attimo il rabocco al mezzo.
Pronto, pronto, chi è? Beh. Break al canale. Benvenuti nella mappa Zappaland. Hello, hello, hello. Hello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno maestro. Buongiorno a te carissimo. Allora? Sto andando avanti qua, sulla Zappaland. Sto portando vuoi la manina? Se vuoi puoi passare tranquillamente, tanto ci sono un po' di contrattini da fare qua. Molto bene, molto bene. Allora un attimo. Sì, vai tranquillo. Devo abbassarti il volume. Oh, ricordati che oggi sei invitato da me, all'inaugurazione. A che ora? Alle 3, 3, 4, alle 2, quando ti viene meglio. Ok. Inauguro la FAR. Ottimo. Col multiplayer, così mi dici anche se va bene tutte le postazioni e tutto quanto. Ma io non è che sono un grande esperto di... No, però sono ho piacere di iniziare con te. Ah, sì. Sicuramente ti vengo a fare compagnia. Oppla, allora, i primi 570 euro. Sempre se non hai da fare, se no facciamo anche un'altra la prossima settimana, Vabbè, non ti preoccupare, un saltino lo faccio tranquillamente. Anche quattro salti. Anche quattro. Okay. Intanto entriamo prima noi, ti faccio vedere cosa ho fatto e cosa non ho fatto, okay. E poi partiamo. Allora. Si è incastrata la trippia. Partecipa. Cioè, guarda un po'. Guarda un attimo la live. Caspita, ora posso iniziare già. Aspetta che venga a vedere. Cioè, sta macchina, guarda che ha fatto. Orca va. Aspettiamo di disattivare un attimo il traffico, altrimenti qua non riesco ad uscire. Allora, dov'è? Fare questo. Radio. Miracolo, non ci sono nessune. Non c'è nessuna mod da scaricare. Niente, stamattina ho dato un'occhiatina, ma nulla di che. A parte che qua siamo anche su crossplay, quindi diciamo che è molto più ridotto la possibilità di trovare. Si è sbloccata là. Qui. A posto, ha fatto tutta la mappa. Un attimo che abbasso, devo abbassare il volume perché quando gioco da solo metto tutto al massimo. Ok. Per coinvolgermi un po' di più nel realismo, sai com'è? Sì. Vabbè, io faccio slash, dove devo andare? Fai una cosa, sali sulla trebbia qua. Dovresti andare al campo 25, che è quello là dove c'è il biogas. Quindi devi andare... No, c'è il GPS, toglimi il GPS. No, non sta inserito il GPS. No? Non c'è il GPS, assolutamente. Siamo in crossplay, non in PC. Com'è possibile? Micro lag. Porca vacca, mi va indietro da solo. Ah, adesso va bene. Boh, chissà. C'erano le macchine. È lo spirito di quella macchina che mi ha spinto. Che ti ha chissà mandato. Come mai? Allora, dimmi dove devo andare il 20? Al campo 25. Mo arrivo con Chiara qua con il trattore Chiara e ti porto la lama. Al 25, ok. Sì, sarebbe uno di quei campi dove c'è il biogas. Corro, corro. Corro, corro pure io, corro. Speriamo di non perdere la lama qua. Oh, speriamo che nel 2025 mettano un po' di intelligenza artificiale normale, cavolo. La macchina è all'improvviso, sono uscito dalla farm, mi sono trovato incastrato al paletto e non capivo che era successo. Poi ho guardato all'esterno, ho visto sta macchina qua sotto e la trebbia che vibrava appesa a sto paletto. Ho detto, ma che si sta combinando qua?
Ragazzuoli, e abbiamo l'onore di piacere di avere ovviamente con noi questa mattina il mitico Ale Asso Allegra Gia, che ha anche un canale YouTube, e come sempre vi invito a passare nel suo canale e naturalmente a seguirlo. Tu poi hai visto il video tutorial? Grazie. Sì, cioè, l'ho visto, quello di Game Caster? Sì. Ne ho visti i primi due. Vabbè, poi settimana prossima dovrei farne uscire altri due. Sound Alert. Ha iniziato con le basi, poi vabbè, un po'. Ho visto che vai un pochettino più avanti con le cose. Con le cose più serie. Adesso sì. mi ha preso la macchina. Mr. Shifted, welcome. Ban for you? You can type. You can tap sensed things, nonsense things. You can get them out of this live streaming and out from this channel if you want. Welcome. Mi devi venire qui a sbloccare. Vediamo se chiaro. Chiaro è forte. Ti sei incastrato. Aspetta, ho capito. Ti sei incastrato con il posteriore qua. No, mi sono proprio girato perché. Vai, raddrizzati e prova ad andare dritto. Ok. Modo di retromarcia. Sì. No, ma poi mo vuoi andare perché. Mr. Shifted mi sa che vuole essere bannato. Mi sa di sì. Shithead, ok. Shithead ban. Vediamo se riesco a passare di qua. Ecco qua. Ai. Ui, Gippo, grazie per essere passato. Ciao Gippo. Gippo, fai buon shopping. Soprattutto se sei con la moglie. Aspetta che ti faccio. Oh, se stai da solo e vai a fare lo shopping, buono shopping anche a te. Aspito, le balle di Insilato stanno ancora là, Ale. Quelle là che abbiamo portato l'ultima volta che abbiamo fatto la missione. Qua sono rimaste ancora là. Allora, il campo è quello là. Ma arrivo. Io nel frattempo vado a concludere l'altra missione che ho fatto prima sempre con il mais qua, e vedo di scaricarne qualcuno nel silos della farm, così più in là. Lasciamela pure qui dove vuoi, che tanto io. Ok. Allora, questo dice. Tanto il campo è questo qua, no? Esatto, il 25 è quello a mais. Supermercato, ok, vado a scaricare sto poco al supermercato. Voilà. Ah, proprio se mi sono scordato di fare un'altra cosa però, Ma l'hai bannato quello? Sì, no, ma anche il nick. Ma cosa voleva? No, non ho capito che fa, ha scritto una cosa strana. A parte che shit vuol dire cacca in spagnolo. Head, testa. In come si dice? In inglese. Ah, sì. Sì. Ha scritto testa di cazzo. No, il suo nick. Ah, non l'avevo visto mica. Non ho notato del nick. Ne ho visto. Ma cosa ha scritto? Qualcosa di insensato. Allora, ripieghiamo. Mi capita molto spesso che mi escono sti fenomeni qua, io non capisco perché fanno questo. Ora non lo faccio per cattiveria, ma cioè, se volete scrivere, scrivete cose sensate. Sì. Poi magari quello potrebbe essere anche potrebbe essere anche un acronimo di qualche parolaccia. Nel dubbio ban. Tanto quelli il ban è, pare che dura per o 15 giorni o 30 giorni. Nel dubbio, tac. Nel dubbio, vabbè, sì. Nel dubbio l'ho segnalato perché il nick è fuorviante, ovviamente.
No, ma il discorso è No, ma che che... se poi ci sono anche, c'è anche il discorso che se uno fa qualcosa nella tua, poi ci rimetti tu, allora bisogna allarmarsi. Non solo lo streamer, ma anche il moderatore ne risponde, anche a livello penale, anche a livello di giustizia ne rispondono pure i moderatori. Vabbè, adesso no, Quindi è per questo che nel però dubbio si tutelano tutti. Ti ho detto, c'ho esperienza in questo campo qua, quindi ti dico che è così. sì. Sono nei forum funziona così. Anni e anni. Una dozzina d'anni sicuramente li ho Esatto. accumulati. Mi sono documentato e quindi quando sono queste cose qua mi tutelo io, tutelo il canale e tutelo anche voi, soprattutto voi moderatori, ma pure i più piccoli, perché questo canale è aperto a Toto. tutti e quindi nel rispetto degli insegnamenti che danno i genitori ai loro figli, io cerco di contribuire e quindi quando qualcuno si comporta male lo caccio, soprattutto questi nick un po' strani. Comunque mi sa che fra poco, cioè fra poco, oggi acquisterò il primo, un'altra produzione qua su questa mappa, che il panificio non c'è. E quindi metterò bakery, perché c'è un Allora, poi po' ti di... farò vedere cosa ho fatto. Stanotte alle 4 mi sono alzato perché non avevo più sonno e mi sono messo a pensare se fare, se non fare, il multiplayer, cosa fare. E allora mi sono dato una risposta che sarà quella tutti i sabati e domenica faccio il multiplayer e in settimana gioco alla single con le mie mappe. Tieni presente che però non sempre riesci a portare risultati. Io infatti il fine settimana non sempre farò sabato e Boh, domenica. ora vediamo, adesso vediamo come va a finire. Intanto ho settato tutta la farm e ho messo il forno, ho messo la pizzeria, Aspido. Te la sei attrezzata per bene, te la sei sì, ho attrezzata. messo un po', ho recintato tutto. Vabbè, tu poi quando finisci la live, restiamo un attimo su Discord e ci mettiamo d'accordo per oggi. Eh sì. Sì. Io volevo fare una tirata fino alle 7 Io una capatina la faccio, diciamo, per di una inaugurazione. mezz'oretta, un'oretta, come ho Sì, fatto sì, pure sì, 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 sì. con Ferno ogni tanto, pure una mezz'oretta. Assolutamente, io te lo metto al massimo di 5 persone, quindi. Io ho messo 8, ma più che altro l'ho preimpostato Anche per... per. Ma se, 8 non c'è un cavolo da fare poi. Con 8 poi finisce. Cioè, non è che c'ho molto da fare, se non nel frattempo fa. Se voi. Forse. Se poi ci mettiamo d'accordo, posso anche andare avanti con il tempo perché c'è da fare tutti i campi di girasoli, di colza, di roba. Poi mi dirai tu. Ah Cioè. beh, tu, come dire, il Sì, padrone ho della farm. capito, ma te, tanti anni che ci giochi, anche in multi, io è il primo anno che gioco in multi seriamente. Ma io in multi pure E io ho in più iniziato streamo, adesso, quindi. eh. Io in multi è da poco che ho iniziato, proprio con Farming 22. Sì, però tu è un anno e due che streami, capito? Ah, vabbè, ma tanto Io la... è un mese, 40 giorni. Eh beh, ma io pure all'inizio ero così, non ero ancora, diciamo Boh, così, ma comunque lo dicevo ieri a formato. Drift, in 40 giorni mi meraviglio di me stesso i numeri che sto facendo. Poi Mi sto meravigliando. quando uno come te ci sa fare, poi go Ma io non ci Lorenzo, so fare, quello è il problema. se tu scrivi live con l'imitatore di Lorenzo Giovanotti, Brava. fai 300.000 follower in un'ora e fa 1 milione Oh, di visualizzazioni. già 140 in 40 giorni è buonissimo. Oh, sono tanto. Guarda, sono buoni, fidati. Sono buoni perché io da 30 a 60 followers, un po' con l'aiuto di Fernbus, un po' pure con la fortuna, insomma,
ci è impiegato più o meno 2 settimane, per cui poi più, diciamo, più le persone ti vedono in live, Ma diciamo. soprattutto a me mi ha fatto crescere un pochettino i ride che mi avete fatto voi. Eh sì, quello serve anche per cercare di far conoscere altri canali ad altre persone che magari ignorerebbero totalmente, Esatto, perché. esatto, E quindi io quando posso lo faccio io esatto. Poi veramente. capitano anche quelli che mettono perché io ogni tanto mi dimentico, ho aperto Gamecaster, no? Sì. E mi arrivano i follower così. Ieri ero lì che stavo facendo, mandando 2 mail, sento: "Are you ready?" Che cazzo è successo? E Oui. sono quella storia nuova Parolacce. con Twitch noi è ci quella dice fornovia ciao. nuova che ho messo, no? E mi è Ah. arrivato il follower. Dopo 2 ore non c'era più. Cioè, ogni tanto vengono e poi spariscono. Ma infatti anche a me fanno la stessa cosa. Anche Sì, ma infatti io mo per esempio per quel che riguarda il crossplay, ovviamente sarà sì aperto ai follower, ma ovviamente non è che uno entra adesso, si fa la partitina, esce, toglie il follow e poi quando è la settimana successiva fa questo. Sarà, io metterò la regola che dovrà essere follower del canale da almeno 24 ore, quindi il minimo deve essere un giorno consecutivo. Il minimo. Poi ovviamente se entra ed esce e si fa il calcolo per fare la sua apparizione in live e poi lascia il canale, mi sembra poco opportuno pure nei confronti di chi magari vorrebbe partecipare, vorrebbe anche farlo in maniera più seria, naturale. ma più che altro per dare Sì, la però se metti possibilità. 24 ore non possono scrivere No, dopo. no, io ho detto per fare il multiplayer, per venire a giocare in multiplayer, loro devono essere Ah, follower da ecco. almeno 24 ore, capisci? Perché altrimenti Ok. già mi è capitato con un altro giocatore che la settimana scorsa è venuto nel canale, si è fatta la partita, me la sono ritrovata un'altra volta follower ieri o l'altro ieri. E allora, boh, come si dice? Ok, farò così anche io. A pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Per cui, onde evitare di avere questo fenomeno delle persone che entrano prettamente perché magari si divertono, perché magari non hanno un'età di maturità particolarmente Certo. alta. E allora io metto sta cosa che se non sei, se entri ed esci dal canale, io non è che te faccio Ma io, venire. allora, cioè, se è così, e se è per giocare solamente, io metterei una settimana. Follower da almeno una settimana. Io per il momento metto soltanto da 24 ore, poi ovviamente ci sono anche gli altri che utilizzano altri metodi, però diciamo fanno solo quelli che fanno cioè danno soltanto lustro a quelli là che Beh, danno noia, danno noia. no, più non dando noi, cioè per dirla tutta, ci sono alcuni canali che dicono soltanto chi fa la sub può venire in multiplayer a giocare. Io non voglio fare questo, però perché voglio Ah, permettere solo per anche abbonati? No, solo esatto, per abbonati. perché comunque ci sono anche persone che magari non possono permettere di fare sta cosa e Allora io quindi. per adesso gioco da solo perché non ce l'ho neanche uno. Ma sicuramente arriverà presto, Babbo, non lo so mica, sai. Tu sei così bravo che figurati se non arriverà a Ma te. la piantate di dire queste cose, che non è vero. Eccoci, eh? Non è vero, Vedi, dai. ma tu ti sottovaluti, voglio. Tu ti sottovaluti. Allora, vediamo un attimo se il campo 20. C'è il. Ottimo! Accetta contratto. Non so mettere in. Cioè, non so fare. Non so creare un discorso che sia un discorso normale.
Beh, ma questo che significa? Non posso saperci fare. No, che c'è. Anche perché le prime volte, cioè le prime volte, anche adesso, un pochettino mi... vedi, adesso no, perché sono con te, tranquillo. Se devo essere da solo, che devo partire con un discorso, adesso non riesco a fare le live partendo, parlando solo io, capito? Ma guarda che pure io ho iniziato così, non crederti che... E non mi voglio scrivere nulla, perché, capito, se mi scrivo le cose, allora... No, ma infatti il mio consiglio, non so se ti ho... il mio consiglio è di riascoltare le tue live, riguardarti le tue live, io così ho iniziato... Sì, sì, me l'avevi detto. Fare, e lo faccio tuttora, Quella è un'ottima... Tuttora lo faccio, perché... Un'ottima scuola. Perché non si finisce mai di imparare, poi... Io per esempio è un annetto abbondante che sto streamando. In maniera continuativa. E quindi... Adesso nei prossimi giorni, adesso lui ha un po' da fare, però nei prossimi giorni dovrebbe rientrare, sempre se il lavoro lo permette, il mio caro amico Zed, sai, Zed Farmer. Ah, l'ho sentito, ne ho sentito parlare, non mi ricordo dove però. Sì, no, lui ha fatto anche l'intervista a Robbie Mel sul suo canale, sai. Ah, ma ha intervistato per caso pure Sisl? Sì, quelli lì. Ha intervistato tutti praticamente. Ho tutti capito. I famosi streamer di Farming. Sisl sarebbe quello. Era lì insieme a Ricky Farmer. Sisl non so se lo conosce, quello lì delle mod di Eurotrack, quello lì che ti fa le mod interne. Sì, ha fatto anche l'intervista a Peppe. E allora forse se quello lì ho capito, è anche uno YouTuber. No, ma se vai a cercare Zed Farmer TV lo vedi. Ah, devo dire che poi parecchio tempo che, diciamo così, più di un anno che non... Io li seguo un po'. Vabbè, tutti quanti questi canali qua. Lui però... è un mio carissimo amico, anche lui... dai tempi di Russian Fishing con la Nora. Infatti me l'avevi accennato. È il mio socio. Quindi l'ho conosciuta molto più tempo rispetto a me. Io e te ci siamo conosciuti. Ci conosciamo da 2-3 anni. Dal 2019 che abbiamo iniziato a fare, esatto, i convogli insieme a Mark. Ne ho fatti due o tre con voi. Ah, ecco. Poi bene o male noi ci conosciamo di nome, perché su Facebook, nei gruppi, questo sì, poi vabbè, ci conoscevamo poi... di nome. Esatto, sì, che comunque per combinazione ti iscrissi il fatto di Twitch, cosa? Sì, mi sembra di me l'hai accennato, sì. Infatti a molte persone mi chiedono, ma Twitch com'è? Ieri ne parlavo proprio con un altro carissimo amico e ho dovuto spiegare che... E lui mi diceva, ma... guadagno, queste cose qua. Io ho detto, guarda, il guadagno è quello che è. Però ho detto, per esempio, noi... Beh, se sei bravo, sai come... Io poi ho detto, guarda, noi se vogliamo, come dire, ho detto, capisco che il mondo dello streaming è un mondo sconosciuto. Ho detto, ovviamente, i grandi showman all'inizio non erano quelli che sono adesso. Detto, poi col tempo si sono fatti il nome e quindi hanno fatto la gavetta e magari qualcuno è arrivato a diventare qualcuno di importante. Vabbè, solamente che ti ascolti l'intervista che ha fatto Zed a Robbie Mel, poi devo dire, ti dice tutto, perché lui praticamente ha cominciato da zero. Ah, da zero completamente, era per scherzo proprio. Per scherzo, perché lui dava una mano a un amico in farm. Si è appassionato a Farming Simulator, perché lui era prima su Eurotrack, poi si è appassionato ai simulatori, l'ha provati tutti e poi per scherzo ha cominciato a fare video. Un po' come il mitico Morino, che è il grandissimo moderatore di grande però, Nick, cose, capito, pure lui. Con tutto rispetto, però Robbie Mel è diventato uno dei più, diciamo, tra virgolette, famosi che ci sono in Italia. È un mattatore, Robbie Mel. Robbie Mel 81 è un mattatore, infatti
Non vorrei dire il fiorello il Rosario Fiorello di Twitch, No. però diciamo che ci sa fare i sound alert, pure Assolutamente, ma lui se li fa da ho scoperto solo. una cosa guardando questa intervista qua, perché l'ho sentita stanotte proprio l'intervista. Ho Ah, scoperto che lui era un musicista, lui. sì, Robbie Mel, ma lo senti pure dalla fantasia che c'ha, i sound Era un alert. musicista, ha fatto anche il muratore, musicista, di Ma devo andare tutto, ha fatto di a tutto. vedere o a sentire l'intervista. Ovviamente Vai, te la mando, poi te la mando. sarà senza video, penso, perché siccome gli streamer non mettono la webcam e fanno un po' il lavoro Poi radiofonico. spiega anche quello, perché poi risponde alle domande che gli fanno i fan, no? Ah. E uno gli ha fatto una domanda del genere, spiega pure quello. Vieni, Chico, che sono pronto. Ok. Ha già scaricato Devo venire la. A bordo io? Vengo io? campo. Vado io? Aspetta, arriva. Ah no, se, no, ok, insomma, se c'era a fare il cottone, resta lì, che vado io. Ah, ok. Vabbè, ho già switchato. Non mi metto Ormai, più. vado io, ritorno a fare il cottone, E tranquillo, mi metto tranquillo. più vicino al raccolto, così almeno mi metto a metà strada qua. Sto raccogliendo un po' di cotone qua. Ci sono No, altre non ho due. dato retta, non ho dato retta al secondo schermo. Ah, andiamo qua, tranquillo. Tanto Sei lì a fare il cotone? è un attimo che ci metto a switchare. Io diciamo l'ho messa, ma l'ho messa la webcam, diciamo, la metto, ma non sempre è attiva, diciamo, Sì, in poi ti alcuni spiego, lui casi. spiega poi il motivo per cui non ce l'ha. Vabbè. Che adesso non ti voglio far perdere il suspense della situazione. Diciamo che io pure all'inizio ero più. Sono più radiofonico. Perché infatti ogni tanto mi devo ricordare di guardare in webcam, perché. Proprio perché. Capito, ma però come Robin Mel ne nasce uno ogni 300, eh. Lui si fa tutto, vedi, si fa sound alert, secret, queste cose qua. E quindi è apprezzata. A me io lo apprezzo perché comunque è poliedrico, quindi fa tutto. Ma poi ci sa fare anche con la musica, per cui se era musicista è più avvantaggiato di tutti gli altri. C'ha anche attrezzatura valida per fare clip, capito? Sì, vabbè, la clip video più o meno la può fare chiunque. Diciamo che la registrazione audio, sì, sicuramente. Ha l'attrezzatura, c'ha lo Shure, c'ha queste robe qua. C'avrà tutte queste robe qua che costicchiano. Oh, ma ci E ora sono lui lo fa anche. di lavoro, eh. Questo lo fa di lavoro lui. Vabbè, adesso che lui magari riesce anche ad ammortizzare le spese, No, sicuramente proprio lo fa investe. di lavoro a tutti gli Ah. effetti. Non Almeno. proprio per ammortizzare le spese. Perché Vabbè. tra YouTube e qua, Ma io penso che. ammortizzare le spese si intende che tu quello che cacci poi le recuperi e magari vai anche in attivo, cioè come sono Vai, fatto. sì, Questo è va il anche in chiaro. attivo perché sennò non avrebbe detto che lo facessi di lavoro. Ah, boh, ma quello è un lavoro comunque. Il produttore di contenuti digitali sul web e io lo equiparo a colui che crea contenuti e quindi crea uno show, uno spettacolo, che sia uno spettacolo di intrattenimento in televisione. Parliamoci chiaramente. La desinenza di Twitch è punto TV. Infatti pure all'amico mio ho detto: guarda, che è come se avessi un piccolo canale televisivo, Eh sì. soltanto che gira sul web. E quindi ho detto: guarda, che se tu vedi la parte finale di Twitch, twitch.tv. E quindi gli ho fatto capire che è come se gestissi un piccolo canale televisivo. Ci sono Un quelli che. palinsesto, un tuo palinsesto. Esatto, diciamo che ci sono quelli lì o quelle lì che fanno 1000, 2000 spettatori in una live. Poi ovviamente dipende sempre se, come dire, qual è l'abito. E Ma ieri ne quindi. aveva 300, Quello è come capita.
ieri ne aveva 300, ne aveva. E per quello che ho detto, io ne avevo 8 e lui 300. Ho detto, basta, non ne faccio più live quando ci sono quelli là. Ma infatti tu... Perché c'era Nick che ne aveva 100, lui ce ne aveva 300. Poi c'era l'altro americano che ce n'aveva 1000-1500. È impossibile. Perciò bisogna variare, io consiglio sempre di variare il palinsesto, proprio perché non per competere con i grandi, no, ma no, cercare di crearsi anche un... Non ci penso neanche minimamente a competere con loro. Nel senso competere perché qualcuno può intendere fargli le scarpe, cose che da noi no. Non è assolutamente... Io ti conosco e quindi lo dico chiaramente. Noi cerchiamo di variare la programmazione proprio perché sappiamo che comunque ci sono streamer più preparati di noi che hanno una un'esperienza molto più lunga e di conseguenza hanno anche più seguaci, persone che li seguono da più tempo. E quindi è per questo che io comunque... E poi sono in cima alla graduatoria, noi siamo gli ultimi. Esatto, io ultimamente mi sono andato a guardare la mia posizione di farming, ero ventesimo. Oh, 20 su in Italia. In Italia sono parecchi. No, tu devi guardare nel mondo. C'era Robimel, c'era Nick mi pare che su farming mi pare che è il primo. Poi c'era Robimel e pur Piticaccio, però mo non mi ricordo la posizione. Comunque mi ricordo che Nick, oramai possiamo dirlo, è il nostro ambasciatore italiano di farming. Grande sì. Nick. Io ovviamente li seguo questi streamer anche su YouTube. Ma io l'ho sempre seguito Nick su YouTube. Io penso che all'inizio, a parte il periodo nel 2019 quando ho acquistato Farming, era il periodo di agosto, l'ho acquistato giusto il 15 agosto. Io... Ma poi scusami che ti interrompo, poi c'era anche un suo amico, l'amico di Nick, com'è si chiama più? Quell'altro, quello Miticaccio. Che... No, l'altro amico. Quello che anche lui va ogni tanto va anche nei bus, fa anche i bus, aspetta, c'ha due canali, uno che parla di hardware e l'altro che parla di videogame. Poderak, ecco. Ah sì Poderak, sì Poderak per esempio c'ha una fantasia su farming, io mi diverto con le sue clip di quella lì, però non c'è su Twitch, non c'è o c'è? Dovrebbe esserci Poderak su Twitch, perché ogni tanto vado a cercare. A me è piaciuta molto la serie che faceva su Farming 19, quella lì dei mezzi di soccorso là che trattura. Wow, mi ha fatto morire, c'è un'inventiva incredibile. Poi si vede che è molto giovane, quindi comunque è molto bravo. Sì è giovane, è bravo, noi siamo diversamente giovani qua. Noi siamo diversamente giovani e diversamente bravi, è quello. Almeno io. E loro ci sono nati. Vabbè, Poderak ci avrà, penso, non più di 25 anni, non più di 30 anni, si vede. No, non più di 30 anni. E quindi ci avrà 22, 25 anni, non di più. E noi che abbiamo visto il progresso tecnologico, ovviamente tante cose non ci vengono. Noi ce l'abbiamo per due, gli anni di Poderak. Sì. E invece Nick è un pochettino, però lui io penso che non supera i 40. Nick, se non ricordo male, c'ha una trentina di anni. E lo disse, l'ha detto in qualche live, in qualche video. Io ti ho detto, li seguo un po' a tutti quanti, ma non lo faccio per pigliare spunto, ma semplicemente per svagarmi. Come se venga a seguire a te, che ne so, la Zappa, a Fernbus, pure per passare un po' di tempo così. Mentre, che ne so, mi preparo la farm, queste cose qua. Anche io. Anche perché in televisione io la TV non la guardo da anni, ma la radio l'ascolto sempre. Infatti adesso in sottofondo ho una radio locale, sta ascoltando. Oltre alla musica di sottofondo, che è molto bassa del gioco. Ma lì non è copyright. No, è quello. No, è quello, non viene. Tu non la senti nell'audio. Ah, non la senti. No, la radio ce l'ho switchata. Radio quella di radio FM, la radiolina piccolina. No, ma la musica sottofondo è quella che è presa da YouTube, no? Sì, ovviamente. Come dicevi. Esatto. Poi io ho separato i canali, ho messo in line in, ho messo la radiolina e poi ovviamente Gamecaster, quella ho messo
il muto a quel canale e poi ovviamente. Ma ce l'ho Sì. bassa bassa la radio, per non creare confusione. Io mi finisco di fare questo campo a cotone, poi penso che se ne parla un po' oggi pomeriggio. Intanto sai che a mezzogiorno io devo mangiare, Oh, quindi poi anche ci mettiamo d'accordo per oggi. Poi non perché so se vuoi venire a fare, cioè se vuoi fare la diretta anche tu non è un problema, eh. no, no, vabbè, ma io se sono ospite sono ospite. Anche perché il grosso lo sto facendo già adesso. Poi considera pure che questa è la Zappaland, quindi domani mattina comunque si può continuare. Per questo che non mi completa eventualmente queste Sì. cose Come qua, tanto non serve a niente. vuoi, sai che da me puoi fare quello che vuoi. Poi ti puoi sbloccare anche tutte le cose, che tanto i soldi ce Vabbè, ma là io sono parsimonioso, chi mi conosce lo sa che spendo il giusto, l'hai. I infatti qua. punti ce l'hai. Mo per esempio il prossimo acquisto che devo fare dovrebbe essere il fornaio e poi Ma un il forno, guarda che il terreno. forno non costa, cioè è l'unica cosa che costa poco il forno. Ma tu però per il fornaio devi avere anche il materiale a terra. Ma no, La devi avere la farina. colza, scusami, farina, frumento e orzo, E quindi prima di comprare il forno cosa devi comprare? Il no? Al mulino. mulino non, cioè la farina non te la fa al mulino, già quello già pronto, mulino. Ma tu lo devi comprare, non è che tu vendi il materiale, ma tu devi acquistare il mulino per produrre farina. Hai capito? Quindi non sono più 60.000, Ah. ma sono, mi pare, 60-80, insomma. Hai capito quello discorso? Di No, quelli io che... pensavo che la farina potevi farla No, se non c'hai il... Caffè portando patacca, il caffè ti l'avena spacca. al mulino ti faceva la farina. Se non compri il mulino, come fa? No, e se non è di tua proprietà, non te lo fa. Uè, Allora non lo Pitti! sapevo, allora bisogna. Ciao Pitti, aspetta, Brigitte fermo lì. Bardot, Dab. Bardot, Brigitte Porca vacca. Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, Mettetela Bardot. con questo E Dab. ritiro! Mi dai nervi! Grazie. Grazie per il Brigitte Bardot. Grazie per i bitterozzi. Pittia, ia, ia, pittia. Eccolo qua, il mitico Pitti. Grazie per i bitterini. Abbiamo fatto due ISO. Non sei contento, non sei contento, Pitti. Ci vuole doppio applauso qua Doppio allora. applauso. Tac. Oh, Pitti, ricordati che alle 3 faccio l'inaugurazione della mia farm, con il grande Dab. Anzi, se vuoi venire anche te. Ha detto che sei invitato a lavorare nella farm, eh? Ha detto che ci offre caffè e patacca, Faccio quindi... l'inaugurazione del multi. Ma tu lo sai, è importante. Senza pitti non si pitta. Non si pitta niente. Senza messe PT, non si Invece... PT. Eh oui, parce que on a nécessité d'avoir Monsieur Pitti dans notre jeu, donc vous êtes très Intanto guarda, important. io andrò avanti fino alle 6 e mezza, 7. Pitta rosso. Pittio. Pitti, Ok, io wunderbar. qui ho finito. Porto il mais da qualche parte? Sì, vedi che c'è scritto nel contratto, dovrebbe essere il supermercato. E quando vedi che finisci di consegnare i contratti, se puoi conservare Un po'. il mais, che così poi lo vado a scaricare nel silos. Anzi, mo ti Allora, vengo ad al inquadrare. supermercato devo andare a consegnare il mais al supermercato. Esatto, il supermercato sta in mezzo al paese. Fammi vedere, mi ci metto la cosa almeno. Dice Pitti, ok, credo di passare. Allora, finché c'è il sole fuori, sono a lavorare. Pitti, Monsieur Pitti, il est un très grand travailleur. Messi PT.
Le usano fere in termine chi non trova il supermercato. Lo supermercato sta. Guarda, tu vedi il punto esclamativo sulla mappa. Se apri Il la mappa, supermercato. vedi due punti esclamativi. Esatto, Eccolo qua, sì, trovato. basta che ti Allora, ho avvicini là. contrassegnato, devo andare. Allora, io dove sono? Dove sta la chiesetta? La devi tornare indietro. Io sono al 24? Tu ti pensi, stai sul campo Sono al sul 25, io sono al 25, 25. sì. Ok. Perfetto, devo andare in là. Ya, punta pa, a pizza cu i C'est bon, bubarul, messieurs i dames. bubarul, a pizza che i bubarul. Intanto è l'ultimo lavoretto che ti faccio perché poi vado a Ma mangiare, infatti poi ci mettiamo d'accordo. pure adesso vedo pure a chi devo fare il ride oggi. Ieri l'ho fatto a Kobiros, mi ha fatto piacere Anch'io l'ho fatto a che Kobiros, sì. lo hanno gradito. Io cerco di farlo un po' a tutti quanti, quindi è Sì, loro sono bravi. Ah, per ma che, siccome loro me lo fanno anche a me quando mi beccano, se stessa cosa sarà per te, allora. sì, l'hanno fatto. Kobiros l'ha fatto qualche settimana fa. Kobiros e Anche Morven, io a lo me. faccio a prescindere perché mi fa piacere pure dare una mano, anche se i loro canali, diciamo così, non ne hanno bisogno, però mi fa piacere Ma contraccambiare. a te, è certo, ma a te quando ti sbanneranno te, Pitti? Se ti sbannano. Messe PT. Ma Cos'è come fai tanto? ad avere la telecamera quella che Lei con va? quegli Cioè, occhi mi sei in cosplay, spogli. Spogliatoio. Dicevi, scusami, Ale. hai la telecamera. Che io, selezionando le mod solo per cosplay, io la telecamera. Così, io ce l'ho, però non me l'ha segnalata. E tu con il tasto C switchi dalle visuali o visualizzazione alle visuali, giusto? E poi dopo con la rotellina ti allontani o ti Sì, avvicini, quindi lo lo zoom. so, l'ho capito, ma io avendo le mod per il cosplay, questa non c'era compresa. Come No, mai? questa c'è. Questa c'è. Allora sbaglio qualcosa. Se Mi devi tu aiutare a fare quel allora, lavoretto. quando devi selezionare nel mod crossplay, tu devi schiacciare mod crossplay e ti Modo escono crossplay, l'ho fatto. L'ho tutte fatto. quelle L'ho fatto. compatibili con E l'ho crossplay. selezionate tutte. Esatto, e poi devi fare e poi vai avanti e devi Continua. salvare la partita. Continua e salva, ovviamente. Io l'ho fatto così, però la mod della telecamera non c'è. E Ma infatti ce questa. l'ho, ce l'ho, perché nelle altre mappe ce l'ho. Ma questa non è una mod della telecamera. Questa, se non mi sbaglio, è quella che fa parte del gioco, eh. Cioè, No, è non di puoi andare salvo. così alto. Non puoi andare così alto. Guarda. Vedi? No, Con la no, no, no. rotellina. Aspetta, aspetta, aspetta. Così. Vedi? E più di questa non va. Ce n'è un'altra che ti fa andare più Allora, alto. aspetta, Ma quella aspetta. è solo per PC. Ah, Quella là, foto. scusami, sì, però non quando sei sopra i mezzi. Devi scendere Se dal mezzo. Prova a scendere dal mezzo. vedi, con la rotellina non sale. Vedi? Ora. Non sale. Sto Ora non muovendo. sale. Guarda, sto muovendo la rotellina, vedi? Invece, se metti tutte le mod, allora c'hai la mod che sale. No, quella Perché ti va. anche tu te la sei scaricata, no? Quella là ti va, ma è per PC. Hai Sì, lo capito? so, lo so, lo so. E quindi, siccome sono in crossplay e non l'ho selezionata perché non è compatibile con PC, cioè per il crossplay. Non me la fa usare. Sì, capisco, capisco. Allora ho fatto bene, ho fatto giusto. Sì, tu devi cliccare anche quando vai a scaricare le mod. Tu devi visualizzare, visualizza tutte le mod, non visualizza mod crossplay. Te ne Come accorgi? visualizzo tutte le mod? Per giocare in crossplay non devo Allora, cliccare. devi visualizzare. Per essere sicuro che stai selezionando dal mod hub, attenzione, dal mod hub le mod per il crossplay, tu non devi visualizzare, visualizza mod crossplay, ma devi vedere la scritta in basso a destra, visualizza tutte le mod o tutte mod, visualizza tutte. Quello ti fa capire che stai utilizzando, hai Dopo selezionando. quando mettiamo giù, io
condivido il mio schermo e ti faccio vedere cosa ho fatto. È semplice, guarda, se tu ti prendi questo spezzone di live e te lo vai a riascoltare e fai quello che ti ho detto, è semplice. Quando apri la partita multiplayer e ti esce la schermata delle mod, in basso a destra ti esce scritto mod crossplay e tutte. Tu devi visualizzare, devi vedere là sotto, devi vedere mod, visualizza tutte le mod, una cosa del genere. Se leggi visualizza tutte le mod, vuol dire che stai selezionando le mod crossplay, tanto te ne accorgi. Vedi che ne so, gli script non li visualizzi più, quindi te ne accorgi subito, non puoi sbagliare. Quindi per selezionare e anche per cercare le mod per il crossplay, sotto anche nel mod hub devi leggere visualizza tutte le mod, una cosa del genere. Quindi non ti puoi sbagliare, prenditi questo ultimo spezzone di live e basta che sei queste due cose qua. Ok. E non puoi sbagliare, che all'inizio pure io mi confondevo. Abbiamo finito, no, qua? Sembra. Yes. Io, allora mi è rimasto ancora un po' di mais, 5277 litri. Questo qua se lo puoi passare a scaricare qua nel silos della farm. Hai raccolto, non campo che ho fatto? Mm-hmm. Gioco con sulla mappa francese, Pitti. Ecco qua, raccogliere, grazie. Ottimo, adesso ho recuperato... Sulla mappa che hai visto, quella che gioco io, sai? Quella lì che ho recintato. La Hot Biberon, come la chiama Zappa. Sì, Hot Biberon. Probabilmente sono riuscito a farla multiplayer e crossplay, così almeno sono tutti contenti. Quelli che diciamo sono appassionati, più riusciranno a seguirti. Seguiamo Aleasso, yeah. Oggi se vieni a passi la vedrai, dai. Sì, puoi anche venire ad inaugurarla a lavorarci, No, oggi la inauguro con Dab e poi chi vuole venire me l'accetto, Allora, devo andare in che campo io più o meno? Ah, in farm, a destra. La farm. Sì, ma io questa mappa qua non la conosco. Devi girare a destra e poi seguimi. Follow me, come vai, si vai. Fa. Follow me. Come fanno sulle piste degli aeroporti. Follow me. Sembri un pazzo scatenato. Vado a vedere se mi fa entrare nel server della Zappa. Non ti fa entrare. Ai, sti server. E loro quando lo fanno? Che dici? Loro tipo Zappa e la Chiara. Da Chiara mi pare che vanno la domenica sera, se non ricordo male. Ah. O la domenica mattina. Ok. Perché non vorrei, infastidire con le mie. E perciò io ti avevo detto, cioè ti ho suggerito. Quindi al sabato non la fa nessuno il pomeriggio, giusto? Di noi? Mi pare Macho King. Infatti il sabato pomeriggio la settimana scorsa ho portato General Sendiros. Ma la settimana che la fa, magari di sabato e domenica. Io la settimana scorsa avrei dovuto farla di pomeriggio, ma siccome c'era Mash, non l'ho fatto, ho portato Heroes and Generals. Ok. Quindi diciamo che io il sabato pomeriggio ho capito che posso anche sospendere, anche perché poi la domenica mattina continuo con il crossplay, quindi diciamo che seppure faccio solo la mattinata non è un problema. Benissimo. Dov'è il silos qua? Qua ce l'avevi proprio qua a fianco, ce l'avevi. Dove? Qui ci sei passato vicino. Oh, mi vedi? Dov'è? Mi vedi? Ah, là, ho visto. Ti sei pure fermato qua vicino.
Sì. Allora, possiamo parlare, ma conosco poco. Perché... vedi che scaricare, devi... ti consiglio di entrare in retromarcia qua. Sì, sì, entro in retromarcia. Che è un po' strettino sto... Almeno questo sono capace a farlo, anche da senza... anche con la visuale normale. Sì. Dice, forse stasera la live, anche se c'è problema della zappa... non fa live quindi stasera. Ai. Chi zappa? A quanto pare sì, soliti problemi. Che problema ha? Sempre i soliti bot che danno fastidio a quanto pare. Ma perché? Non ho capito che sfizio ci trovano le persone a fare... Ma non fa live per loro? Per tutelare il canale, penso. Dagli attacchi dei bot. Ma porca vacca. Vabbè, io ti metto a posto questo. Beh, dove va il cassone? Puoi lasciarlo tranquillamente dove stai, tanto poi dopo me li sistemo. Lo metto bello ordinato qua dietro, dai. Mi lavo in mezzo, tanto perché puoi metterlo anche in coda vicino all'officina, là, dove vedi gli altri mezzi, che così mi... Ma il cassone non è tanto sporco, eh? No, io i mezzi preferisco quelli sempre. Anche dove? Perché, dove se vedi gli altri mezzi... Ah là, ok. Grazie. Allora, nel frattempo io direi... Sì, saluta che poi andiamo... in privato. Allora ragazzi, adesso facciamo il raid a Lupin, un altro streamer. Lui è toscano, è di Firenze. E io bitti per le tre. Partiamo per le tre più o meno. Thank you Pitti. Grazie Pitti. Allora ragazzuoli, allora fammi girare un attimo la visuale, così. Eccolo qua, perfetto. Allora ragazzuoli, per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Per voi che invece state guardando questo video in live, l'appuntamento è per domani mattina con Caffè in Farm, sempre in crossplay, qua sulla mappa, mitica mappa Zappaland. Allora, vediamo un po' se mi piglia. Ecco qua, perfetto. Allora ragazzuoli, io vi ringrazio e ringrazio Aleasso, Allegragia, ciao a tutti per la compagnia. Noi ci vediamo domani mattina sempre con Farming Simulator 22 nella mitica mappa Zappaland con un mitico Caffè in Farm crossplay. State buonati. Zappa sto porta la zappa sto porta la zappa storta. Maurizio Max Luice, oh yes, oh yes.